Assessore Fabrizio Aquilio, quali sono le novità che investiranno l'InfoPoint? C'è anche una collaborazione con il Dimunda. Di che cosa si parlerà oggi? Che cosa annuncerete? Allora, il Comune ha avviato questa collaborazione con l'associazione che è nata appunto con gli stessi fondi che hanno formato i ragazzi con il Munda, che la cui formazione è stata seguita appunto dal Munda, per la valorizzazione appunto di quella che è l'offerta che noi riusciamo a dare al turista, non soltanto dal punto di vista della semplice informazione nell'InfoPoint cittadino, ma anche suggerendo dei percorsi all'interno della città che hanno delle originalità. Vedrete che si parlerà oggi di un diverso punto di vista, e così si parla del naso all'insù, quindi iniziare a vedere tutte quelle che sono le particolarità dei palazzi e delle ristrutturati attraverso anche un guardando il cielo e quindi non soltanto guardando i selci che noi andiamo calpestando, e così anche attraverso con determinati temi come potrebbe essere quello del periodo razionalista, della città razionalista, e poi anche immaginando anche qualche gioco da proporre a dei bambini attraverso la ricerca di quello che è il mammut che non possiamo oggi vedere, ma un mammut invece da individuare attraverso una sorta di caccia al tesoro. Questa è soltanto una delle offerte che loro appunto hanno proposto, alle quali poi seguiranno ulteriori, perché a seguire di questa conferenza stampa noi abbiamo già programmato un incontro anche con gli albergatori e con gli stessi ragazzi dell'associazione per poter iniziare a immaginare dei pacchetti da poter proporre anche nell'immediato, quindi anche con la caratterizzazione del Natale, dell'offerta natalizia, che possano andare dal venerdì alla domenica, e combinando chiaramente sempre quella che può essere la scoperta della città e dei suoi monumenti con quelle che sono le attività che all'interno della città possono essere svolte proprio e che sono state già calendarizzate. E questo è sempre nell'ottica appunto di poter ulteriormente promuovere la curiosità nei confronti della nostra città e di conseguenza le visite da parte dei turisti e dei viaggiatori, proprio anche in relazione ad attività diverse.